In questo video vorrei descrivere e analizzare con voi un ETF che viene venduto nell'industria del risparmio gestito come l'ETF per cavalcare l'ondata dei farmaci per la perdita di peso. È un ETF americano non armonizzato, quindi per fortuna non accessibile, cioè accessibile ma non fiscalmente efficiente per gli investitori italiani perché appunto non è armonizzato, ma è un ETF che appunto viene venduto come un ETF che cavalca il tema della perdita di peso, dei farmaci per la perdita di peso. Allora vorrei guardare con voi un po' la composizione di questo ETF che è nato lo scorso novembre, ha performato discretamente e è composto per il 40% da una serie di titoli che guarderemo assieme. Non sono riuscito a prendere i restanti titoli, però la somma già di questi titoli porta a circa un 40% del portafoglio. Quindi è sufficiente per avere un'idea di che cosa si compri, dove si investa il proprio denaro. Allora, ovviamente con un peso importante ci sono Eli Lilly e Novo Nordisk, i due titoli che effettivamente hanno avuto il maggior successo come titoli per cavalcare questo tema. Nulla da dire a questo proposito. Parliamo di due titoli che hanno performato molto bene, che hanno dei farmaci che sono ormai dei farmaci leader per la perdita di peso, hanno dimostrato di effettivamente avere dei risultati concreti nella riduzione del peso dei pazienti, ma non solo, anche nella eliminazione del craving, cioè della fame, no? Dall'astinenza da cibo, con tutte quelle che sono poi le ripercussioni che questi farmaci avranno su altre tipologie di società, come quelle degli snack, delle fabbriche di cioccolato, chi produce appunto cioccolato, ma anche fast food e così via. Allora, ma andiamo a vedere cosa compriamo. Chi investe in questo ETF praticamente investe in sintesi in un mix di società carissime o di società da fondamentali veramente discutibili. Guardiamolo assieme. Allora, partiamo dal Eli Lilly. Eli Lilly è un titolo assolutamente interessante, fondamentali super solidi, gross margin 79%, margine operativo elevato, ROE elevatissimo, straindebitata. Upside visto dagli analisti il 4%, quindi sostanzialmente al momento il titolo è arrivato e parliamo di un titolo pharma che quota a 100 volte gli utili degli ultimi 12 mesi prodotti e agli utili stimati e quota 55 volte gli utili stimati nei prossimi 12 mesi, quindi per il mercato il titolo dovrebbe raddoppiare gli utili nei prossimi 12 mesi e se lo fa, quota ancora a multipli elevatissimi, 55 volte per, cioè più di due volte la media del mercato. Poi abbiamo Vertex Pharmaceuticals. Vertex Pharmaceuticals. Vertex Pharmaceuticals è un titolo che ha un 12% di upside, non è una brutta società, ha dei buoni numeri, basso debito, buon ROE. Gli analisti vedono un 12% di upside e parliamo di una società che quota 24 volte gli utili stimati a 12 mesi contro uno storico di 26. Vuol dire che gli utili visti sono visti in crescita in modo molto ma molto moderato da qua al prossimo anno. È un titolo che comunque è caro rispetto al mercato. È un titolo caro, tant'è vero che c'è un sell e uno strong sell. Poi ovviamente c'è Novo Nordisk che lo guardiamo come ADR, si è mosso in modo simile, assolutamente società molto interessante, margini molto elevati, ROE stra elevato, poco debito. Mercato molto bullish sul nome, 9% l'upside visto dalla media degli analisti. Parliamo di un titolo che quota a 45 volte gli utili di 12 mesi e a 36 volte gli utili prospettici.
36 volte vuol dire che quota a 50, circa un 40% di premio sul mercato. Quindi caro, carissimo, carissimo. Poi parliamo di un titolo pharma, non parliamo di un high tech come Nvidia. Poi Amgen forse è l'unico titolo normale in questa lista che vi faccio. Una società con una buona marginalità, stra indebitata, upside visto dagli analisti dell'11%, ci sono due sell e uno strong sell, titolo sembra anche lui arrivato, però quota dei multipli normali da pharma stock. Ok? Poi abbiamo Viking o Viking Therapeutics. Ok, questo è una scommessa. La società non fa utili, ha un price earning negativo, un EV/EBITDA negativo. La società non fa utili, questa è una mera scommessa a cui gli analisti danno un target price di 50% sopra, ma basato su assumption, sull'approvazione di farmaci, di cui ancora non si sa nulla sull'esito della fase di approvazione dei farmaci. Quindi qui si investe in una società che non produce soldi, non fa soldi. Dexcom. Dexcom, titolo farma dai fondamentali. Ok, ma che quota? Ha 71 volte gli utili prospettici e 84 volte gli utili storici. Upside limitato al 12%. La società non è una brutta società, assolutamente, ma è arrivata. Ok, Chugai Pharmaceutical. Allora, Chugai Pharmaceuticals, società interessante, upside visto dal mercato 5%, quota 28 per gli utili prospettici. Anche questa a stare a premio rispetto ai multipli normali dello Standard & Poor's, questo è il titolo. Giapponese, probabilmente ancora più a premio rispetto ai multipli della borsa giapponese. Mereo Biofarma, vado avanti nella lista delle Mereo Biofarma. Qui non ci sono nemmeno i dati di bilancio per farvi capire di cosa stiamo parlando. Questo è un titolo che non ci sono dati. Poi Rocket Pharmaceutical. Rocket Pharmaceutical è un titolo che ha price earning negativo e su cui ovviamente gli analisti ottimisti vedono un upside dell'85%, basato anche in questo caso su assumptions. E poi Cito Kinetics. Cito Kinetics. Sorrido a vedere i primi dati. Anche questo, price earning negativo e EV/EBITDA negativo. Upside visto dagli analisti anche qua su assumptions di future approvazioni di farmaci. Il 45%. Parliamo di una società che non produce utili. Quindi, questo è il 40% di un ETF che è partito da poco, che vende l'idea di investire su cardiovascular and metabolic ETF, che già è difficile da capire per una persona normale. Sono società molto specializzate. E come ho detto, alcune ottime società, ma con dei multipli molto elevate, altre delle mere scommesse che potrebbero performare, ma solamente sulla base di determinati sviluppi di fasi di approvazione di farmaci. Quindi attenzione quando investite in ETF, soprattutto queste tipologie qua, degli ETF tematici, perché comprate un tema, ma non sapete dove mettete i vostri soldi. Quindi questa è una cosa che va detta.